Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati con una nuova video reaction. Reaction a che cosa? Agli scivoli d'acqua più strani e pazzi di sempre. Perché ho deciso di fare questa reaction? Siccome ci stiamo avvicinando all'estate, mi sono detto: ma perché non andiamo a vedere un po' di scivoli d'acqua? Così siamo pronti per quest'estate e sappiamo cosa fare e cosa non fare, ovviamente, perché alcuni sono veramente fuori di testa. Ho provato nella mia vita vari scivoli d'acqua, sono stato a ben due parchi acquatici, quindi so alcuni scivoli acquatici strani e particolari. Ecco, tipo uno che mi è rimasto ancora in mente era quello dove dovevi andare tipo in una botola e poi ti doveva scaraventare giù. L'unico problema con gli scivoli d'acqua sono state le giunte che mi hanno procurato, ecco, dei graffi nella schiena, ma questo è un dettaglio. Se volete recuperare, ho fatto tempo fa su questo canale un vlog dedicato ad un parco acquatico in Calabria. Bene, prima di iniziare, io vi ricordo che potete lasciare un bellissimo like, iscriversi al canale qualora non l'aveste fatto e di seguirmi su tutti i social, mi raccomando. Bene, io direi di guardare questa compilation di scivoli d'acqua unici e pazzi. E iniziamo con Spirado, si chiama. Ma che cazzo è? Cioè, tu entri tipo in una testa di The pesce. slide story takes place in the fictional fishing village. Sì, facci vedere questo scivolo. Facci vedere questa roba. Cioè, quella roba. Bellissimo l'entrata. Bellissima. La voglio provare instant. Voglio provarlo instant. Here's meander in enclosed section. After a while, though, the slide suddenly dips. Normale scivolo d'acqua. Massive drop. Bellissimo. The impressive theming combined with the abrupt change of pace certainly makes it. Madonna, c'ho voglia di ritornare. Sono un bel po' di anni che non vado in questi scivoli d'acqua. Ah, questo si fa in due. E quando si fanno le cose in due, bisogna stare sempre attenti perché se il peso è sbilanciato ci si ribalta sicuro. Last unique slides video, we discussed the. What the fuck? Proprio ti spruzza. Bellissimo. But imagine a launched water coaster. Introducing the innovative Cheetah Chase at Holiday World. Opening in the park's Splash and Safari section in July 2020, this is the only launched water coaster in the world. Ah, ok, è tipo una non chiamiamola montagna russa, ma simile, perché so quei scivoli d'acqua belli lunghi, bello dove te lo godi, godereccio. Percent uphill before the accumulated water behind Splash. Ah, bellissimo. Però questo non è pazzo, dai. Ho visto anche di peggio. Forse unico sì, unico nel suo genere sì. Ah, questo ci piace. Dove proprio ti lasciano nel vuoto più assoluto, una certa. Ah, volare direttamente. Sempre se non prendi una velocità così alta da proprio essere catapultato e sbattere proprio di testa al muro se è al coperto. Se no, se è tutto aperto, proprio esci fuori dal parco acquatico. Bellissimo! Proprio ti catapulti! Minchia! Peccato che è corto. Se fosse stato un pelino più lungo, però il fatto che c'è questa cosa sospesa che ti lancia, però sarebbe stato meglio una botola invece di quella roba. Ah, questa sempre con un gommone, un qualcosa, ecco. Ok, questa è singola invece. Ah, e anche questo è uno di quei scivoli acquatici lunghi e belli con i LED. Uno con i LED lo provai, me lo ricordo ancora. E mi pare che c'è il video su questo canale. The better your timing is, the more points you get. Bellissimo! Fanno tipo i tornei! Ma che cazzo! Tsunami surge. Ok, perché tsunami? Ma sono curioso perché hanno dato questo nome. Six Flags Great America is already home. Ah, è tipo una montagna russa! Bellissimo! Oddio, il tipo stava per prendere una brutta piega. Bellissimo! The slide's towering layout shoots riders through a variety of hills and gut but. No vabbè, dove si trova sto parco? Voglio andarci instant e rischiare di non morire. If you're looking for something that's both intense and refreshing. Figata! The long. Ah, questo è lo scivolo più lungo. Just how long can a water slide get? Al Guinness World Record per la lunghezza! Minchia! E quanto dura un giro? Mezz'ora! 3645 feet slash 1.1 kilometers. C'è 1 km 111. This slide is situated on a large hill, and in order to reach the. Cioè? This is like something out of one of those virtual reality experiences. But rest assured, this slide is one. Quanto cazzo dura? Ora capisco perché c'è il Guinness World Record. This attraction is no doubt on most slide enthusiasts' bucket lists. The sheer scope, scale, and beauty of this slide has no doubt put Escape Theme Park on the map. Bellissimo però.
con la funivia poi. Toboggan at Italy's Città del Mare. Ah, questa è italiana, attenzione. Italian tourist destinations. Sì, non ce ne frega un cazzo del cibo. Ah, ok, non mi sembra niente di che, sinceramente. Quella è la sua particolarità. The slides at the bottom, though, will plunge you straight into the spark. Ah, ok, direttamente in mare. Sì, dai, ci sta, simpatico. Anche se lo puoi trovare in quasi tutti i parchi acquatici, una roba simile. Oh, questi ci piacciono, gli XL, quelli da brivido, quelli proprio pazzi. Madonna, che pendenza, minchia. Al momento lo facevano proprio dritto così. Devo dire, da provare, questo lo vorrei tanto provare. Anche se so che qui da me c'è una cosa simile, che viene chiamato tipo kamikaze, una cosa del genere. Penso che sia simile per via di pendenza. Oddio questo, madonna, qua ti viene l'ansia a 3000. How about the idea of riding one surrounded by ocean? Bellissimo. Open ocean. Found on Norwegian cruises Bliss, Joy and Encore ships. This slide is... Ah vabbè, ma questo è per ricchi, per chi c'ha i sordi. Ecco, questa era la botola, questa era la botola. Una cosa simile feci. Sleep for the ride to begin. After a countdown, the floor drops underneath and rider... Bellissimo! Sembrano i tubi di Futurama, palesemente. Questa la voglio provare. What's especially frightening is the rare, but not impossible... Oddio! ...effect of getting stuck inside the slide. E sembrano bloccato. Ah, ok, c'è proprio una zona dove puoi uscire. Minchia, è venuto l'ansia quando ho visto il tipo che si fermava. Penso sia fatto apposta. Minchia, questo 40 metri. Bellissimo, questo gira intorno. Maronna. Minchia, altissimo. Non c'è differenza tra i tubi, penso sia più o meno simile. Chi non vorrebbe mai provare degli scivoli d'acqua del genere? Veramente da brivido. Voglio vedere solo se riesco a trovare quello più pazzo. What the fuck? Bellissimo questo. Questo lo voglio provare. Anzi, voglio provare tutti gli scivoli. Minchia. Beh, dai, non è alto, ma è lungo. Ah, anche questo va con la botola. Bella con la botola. Hurricane Slide. With 100 feet in height and the speed... Madonna questo! Parti come un missile! Being one of the biggest attractions in this romantic... Madonna! Altissimo pure! Vertigo. Ah, vabbè. As its name... Il vertigo è famoso. Almeno mi pare di aver già sentito questo nome. Madonna, quello arancione, quanto cacchio è alto! Giant, you can reach a speed of... Veramente qua parti come un missile. 3 seconds. Amazing! Figata! Sì, la botola ti dà quell'adrenalina in più. Deep water dive. Oh, tutte con le botole! Tutte con le botole! Abbiamo capito che quelle con le botole sono quelle più pazze. Madonna, se non ti viene l'ansia qua. One, launch! E vedo che quando dice lunch c'è quel secondo di attesa che ti prende un'ansia. E qua mi sa che non puoi entrare con la GoPro se non ce l'hai proprio in testa. Ko Okiri Body Plunge. Che cacchio è questo? With 125 feet in height. Questo è uno scivolo d'acqua. Tallest capsule slide in the world. What the fuck? Anche questa con la botola. Are you ready to go get into these 70 degree slides? It will leave you shocked. Maronna. Capitan Spacemaker. Ah, questo è col gommone. In due. Ah no, in tre. Vabbè, dipende poi dal gommone. Maronna. Qua devi stare attento a non alzarti. Minchia, qua ti viene un'ansia. Kilimanjaro. Madonna questo! Minchia, se qua non ti viene un attacco di cuore! This is the principal attraction. Proprio ti vedi il cuore che sale qua. The first design of this slide had to change because it had... Madonna mia! Carrier decline. Oddio, ho sentito il brivido, ho sentito! Anche se in real life è tutta un'altra cosa. Verrucht. Questo è particolare, devo dire. Perché c'è quella cosa finale, quella salita finale. Ah, questa anche col gommone. Questo è particolare. Questa non si è mai vista da nessuna parte. Bad news. Ma che cazzo? Adventures. Cioè, veramente puoi rischiare di volare. I believe I can fly. Porco due! Hai il terrore che con una certa velocità, una certa pendenza, soprattutto col gommone, proprio te ne voli. Va bene, raga, che dire? Io direi che per oggi può bastare qua questo video. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto. Seguitemi su tutti i social. E noi ci si becca alla prossima. Ah, se conoscete altri scivoli d'acqua, scrivete nei commenti.